Mentre continua a crescere il flusso migratorio in Italia, negli ultimi anni si sta registrando un tasso di migrazione femminile superiore a quello maschile, non solo per effetto dei ricongiungimenti familiari. La presenza femminile nel paese oggi supera il 40% della popolazione immigrata, una presenza significativa che andrebbe meglio conosciuta e compresa, al di là degli stereotipi. Un fenomeno, quello della femminilizzazione dei flussi migratori, che necessita una maggiore attenzione, che comporta risvolti sociali, politici, economici, ma soprattutto demografici. Ecco perché l'associazione Onde Donne in Movimento, da sempre attenta alle donne, ha voluto volgere uno sguardo a una realtà ancora poco conosciuta, organizzando un incontro nella sala convegni della Banca del Niseno sul tema Le migrazioni di oggi, una prospettiva di genere. Il tema appunto è delicato e abbiamo pensato come associazione che non ci possiamo più sottrarre, anche perché desidereremmo interagire con le donne provenienti da culture diverse. Sappiamo che non è un percorso facile, però ci vogliamo provare. Allora partiamo con questo primo incontro informativo e utilizzeremo le competenze sia di una mediatrice linguistica, Fiorella Latona, che di un funzionario ONU che passa da Caltanissetta per Natale, ed ecco perché abbiamo scelto questo giorno per fare la nostra iniziativa. Ad affrontare l'argomento che tocca da vicino il nostro territorio, Fiorella Latona, mediatrice linguistica, e Andrea Milan, esperto in politiche migratorie e funzionario dell'ONU. A seguito di una ricerca che abbiamo condotto, infatti, delineeremo qual è il quadro delle presenze femminili appunto nella nostra provincia. Ci siamo accorti che le donne presenti sono 1260 e soltanto una piccolissima percentuale di queste arriva da sbarco o comunque per richiedere asilo. La maggior parte delle donne migranti a Caltanissetta infatti è qui grazie al ricongiungimento familiare o comunque per motivi di lavoro.